vento forte pure all'ombra, l'asfalto brucia, la sete incombe, non c'è un goccio d'acqua e il mio corpo soccombe, per fortuna c'è tu qua a darmi ristoro, gelatiere di... Ciao a tutti, ben ritrovati. Stasera parleremo del Bolero di Ravel nella versione per ukulele. Bene, per prima cosa anulare terzo tasto, prima corda, Do, per un quarto puntato. Do, scusate, Do, Si, Do, Re, Do, Si, La, Do, Do, La, Do, Si, Do, La, Sol, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol. Bene, torniamo all'inizio. Le note vanno da il Do acuto, terza corda, anzi il Re, si arriva fino al Re, quinto tasto prima corda, fino a scendere al Do, terza corda vuoto. Si ricorda la regola aurea per cui a ogni tasto corrisponde un dito, quindi bisogna usare più dita, non solamente un dito alla volta, perché altrimenti questo brano diventa molto complicato. Do, Si, Do, Re, Do, Si, La, Do, Do, La, Do, Si, Do, La, Sol, Mi, Fa, Sol. Queste sono le prime tre battute. Allora, possiamo scegliere di fare il Do con l'anulare o con il medio. Magari possiamo provare a fare questo, così evitiamo di usare il mignolo. Quindi indice, terzo tasto, prima corda, si torna indietro di un tasto al secondo, anulare, quinto tasto, poi di nuovo terzo tasto con l'indice, ok? Do, Si, Do, Re, Do, Si, La, Do, Do, La, Do, Si, Do, La, Sol, Mi, Fa, Sol. Qua conviene fare questo. Si ritorna sul Do alla seconda battuta dopo aver fatto questo. Arriviamo qua con il medio sul Do, seconda battuta. Do, Do, La, Do, Si, Do, La, Sol, terzo tasto, seconda corda, Mi a vuoto, seconda corda, Fa con l'indice, poi Sol con l'anulare. Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol. Proseguiamo. Attenzione, fra la quarta battuta e la quinta c'è una legatura di valore fra due Sol da due quarti, quindi Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do, Do, Re, Mi, Fa, Re, Sol, un, perché sono due quarti legati a due quarti legati a un ottavo più una pausa da un ottavo, quindi in totale fanno cinque quarti fra note, pause. E partiamo dalla quinta battuta, quindi si arriva da una legatura di Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do, quindi questa è una scala, le note sono tutte sedicesimi, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Do, Do, Re, Mi, Fa, Re, ok? Qua ho battuto gli ottavi e niente, alla sesta battuta Mi, Re, Do, Mi, Re, Do. È importante mettere per ogni tasto un dito, quindi primo tasto indice, secondo medio, terzo anulare. Mi, Re, Do, Do, Re, Mi, Fa, Re, Sol. Qua non sto andando a tempo, vi sto facendo vedere le note. Quindi Mi, Re, Do, Do, Re, Mi, Fa, Re, Sol. Ok, questa è la seconda riga. Dopodiché torniamo sul Re che abbiamo sfiorato nella prima battuta, la prima riga. Ci rimaniamo per un
quarto più un ottavo col punto legati, quindi re, do, si, la, si, do, re, do, si. Potete farlo così con l'anulare al quinto tasto, oppure potete usare l'escamotage che abbiamo utilizzato prima, quindi partire con l'anulare sul re. Quindi prima o il mignolo, mettere mignolo, quinto, medio, terzo e indice secondo, oppure anulare al quinto e spostare l'indice fra il terzo e il secondo tasto, quindi re, do, si, la, si, do, re, do, si, la. Dopodiché però conviene usare, non fare come ho fatto io, spostare l'indice fra terzo e secondo, ma usare il medio e l'indice. Do, si, la, fa, la, do, la, si, sol, fa, la, si, sol, la, fa. Dopodiché puoi usare la diteggiatura normale, quella più, diciamo, scolastica, quindi re, do, si, la, si, do, re, do, si, do, si, la, do, si, la, fa. Quindi do, si, la, qua, medio indice, do, si, la, fa, la, do, la, si, sol. Qua io uso anulare al terzo per fare do, la, vuoto, si, secondo tasto, prima corda, sol, terzo tasto con l'anulare. Quindi re, do, si, la, si, do, re, do, si, do, si, la, do, si, la, fa, la, do, la, si, sol, fa, la, si, sol, la, fa, e finisce la terza riga, re, do, re. Ok, siamo finiti di nuovo nella parte grave della nostra estensione. Re, re, do, re, fa, la, fa, sol, mi, re, do, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Quindi proviamo a suonarla tutta una volta lenta. Ok, proviamo. Sia chiaro, se non è chiaro fatemelo sapere in qualche modo, mandatemi un piccione viaggiatore, non so, qualcosa, vediamo di sistemare anche questa. Se non riuscite a farlo subito alla velocità più elevata, rallentate tutto, prendetevi il vostro tempo, riprovate e vedrete che verrà. L'importante è cercare di avere un metodo sulla diteggiatura della mano sinistra. Mano destra spollicciate o utilizzate un plettro, che è sempre la scelta, insomma, più, non il plettro, il fatto di spollicciare, la scelta più diciamo auspicabile. Intanto vi auguro una buona serata e arrivederci.